Questa è la storia del leggista compiuto dai fruttanauti, valorosi eroi che a bordo di una nave partirono alla ricerca del fragolon d'oro. Tanto tempo fa, nel periodo del cibo spazzatura, il mondo era devastato da alimenti malsani. Gli uomini vivevano nell'ozio, si nutrivano di grassi idrogenati, zuccheri, conservanti e addensanti. Apparivano stanchi, privi di forze e senza energia. Allora Re Pelia consultò un oracolo, il quale gli rivelò che un atroce destino attendeva l'umanità: obesità e colesterolo. Solo il fragolon d'oro, custodito da un drago feroce in una terra lontana, avrebbe potuto salvare l'uomo. Re Pelia convocò i più coraggiosi eroi della sua terra e ordinò loro di allestire la nave e intraprendere un viaggio. Ma prima dovevano fare un rito propiziatorio al dio del buon mangiare, affinché li guidasse nel loro cammino. Molte furono le avventure degli eroi. Inseguirono e sconfissero mostri di chewing gum repellenti prima di approdare sull'isola della maga ciccia. La maga mangiava caramelle gommose e trasformava gli uomini in orsetti colorati. Anche due fruttanauti furono colpiti dall'incantesimo della maga. Arrivarono nei pressi di un fiume di cioccolato infestato da coccodrilli gommosi. Scesi a terra, videro il drago. Sputava fuoco e veleno alla bibita cassata. Per volontà del dio del buon mangiare, dal cielo iniziarono a piovere arance ricche di vitamina C. Il drago fu sconfitto e trasformato in un piccolo draghetto. I fruttanauti avevano portato a termine la loro missione. L'isola si trasformò, divenne una terra splendida, dal duplice nome di Basilicato Lucania, dove si coltiva la fragola, dolce, profumata, ricca di vitamine, sali minerali, fibre e antiossidanti, un prezioso alleato per la salute di tutta l'umanità.